Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 1012. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Anteprima Sport. Anteprima Sport. La presentazione della domenica di campionato. Conduce Pietro Di Paola. Amici all'ascolto, Renato da Benedetto che vi parla e vi saluta dagli studi di Radio Amore. Anche questa settimana non c'è Pietro Di Paola, lo sostituisco io per la conduzione di questa trasmissione che, come sapete, ci porta alla giornata calcistica successiva. Ma ovviamente abbiamo tanti temi dei quali occuparci, a cominciare da quelli societari per andare a finire ovviamente al campo sul quale ci concentreremo in maniera particolare con i nostri ospiti. Cominciamo subito a presentare questa settima giornata che si svilupperà proprio domenica integralmente. Il match di cartello della settima giornata del Girone C di Lega Pro si disputerà al 21 settembre di Matera, dove la formazione di Auteri cercherà di spezzare il predominio della corazzata Foggia a punteggio pieno dopo 6 turni di campionato. Si preannuncia il tutto esaurito nello stadio della Città dei Sassi in una sfida che scivolerà via lungo il ricordo di Franco Mancini, il compianto portiere materano che ha legato la sua carriera alle fortune dei rossoneri dell'era Zeman. Sfida non meno interessante al Via del Mare con i padroni di casa del Lecce che proveranno a mettere sotto la regina. I salentini cercano punti pesanti per provare ad effettuare anche il sorpasso in vetta alla classifica, sperando magari nel primo passo falso dei cugini foggiani. Assente tra le fila giallorosse il difensore Fredde, mentre ci si coccola il magic moment del bomber Caturà, ex azzurro stellato ed ex messinese rinato sotto la cura Grassadonio proprio alla Paganese. Tra le fila Maranto da segnalare il recupero di Lancia. In alta classifica c'è anche la Juve Stabia, chiamata a dare continuità tra le mura amiche del Menti, dove è attesa la Vibonese. Impegno sulla carta agevole per le Vespe che confidano nel recupero del centrocampista Capodaglio. Il Cosenza invece ospita la Virtus Francavilla, neopromossa formazione ambiziosa che però dopo una buona partenza ha accusato qualche battuta a vuoto. Qualche problema di formazione per il tecnico Silano Roselli, costretto a fare i conti con le assenze di Danna e Cavallaro. Sulla sponda pugliese ci sarà invece l'ex De Angelis, per anni beniamino del pubblico del San Vito Marulla, mentre è stato fermato Prezioso dal giudice sportivo. Non vuole fermarsi la Casertana, che è la squadra più in forma del momento. Dopo la vittoria di domenica scorsa a Vibo Valentia, i falchetti di Tedesco incroceranno i tacchetti al Pinto con la Fidelis Sandria. I pugliesi vogliono cominciare a far punti in trasferta e potranno contare anche sull'attaccante Claric. Alle spalle delle zone nobili c'è il Fonder, reduce da 2 pareggi di fila contro Juve Stabia, dopo aver dilapidato il doppio vantaggio, e Catania nel recupero di mercoledì al Massimino. I rossoblu laziali saranno di scena a Monopoli contro i biancoverdi che hanno espugnato il Torre domenica scorsa. Gara dal sapore antico allo Iacovone con il Taranto che sfiderà il fanalino di coda Catania. Problemi di indifesa per i padroni di casa con Stendardo e Altobello, probabili assenti per noie fisiche, ma con un pubblico di categoria superiore sugli spalti, con la presenza di almeno 10.000 sostenitori ionici. Vietata invece la trasferta ai tifosi catanesi, già ampiamente delusi dall'inizio di stagione e fortemente critici nei confronti del tecnico Rigoli. Non se la passano meglio Siracusa e Catanzaro, che renderanno visita rispettivamente a Melfi e all'Agragas, mentre Sottile e Somma sarà fondamentale non perdere, in caso contrario l'esonero potrebbe essere dietro l'angolo. Poi c'è Messina Paganese, ma questa partita merita ovviamente un approfondimento specifico che andiamo a fare da qui a poco. E allora vediamo qual è il tabellone completo con gli arbitri di questa settima giornata. Alle 14.30 si giocheranno 3 partite. Agragas Catanzaro, arbitro Strippoli di Bari, Melfi Siracusa, De Remigis di Teramo e Messina Paganese Amabile di Vicenza. 2 alle 16.30 sono Matera Foggia con Ranaldi di Tivoli e Monopoli Unicusano Fondi con Luciano di Lamezia Terme. Alle 20.30 le rimanenti 5 gare, cioè Casertana Fidelis Andria con Massimi di Termoli, Cosenza Virtus Francavilla, arbitro
detta di Mantova, Juve Stabia Vibonese arbitro Cudini di Fermo, Lecce Regina Dionisi di L'Aquila, Taranto Catania Guccini di Albano Laziale. La classifica vede al comando il Foggia con 18 punti, seguito dal 16, dalla Lecce quota 16, Matera 14, Juve Stabia 13, Cosenza e Casertana 10, Fondi, Monopoli, Taranto ed Agragas 8 punti, Regina, Messina e Fidelissandria hanno 7 punti, Virtus Francavilla e Vibonese 4, Paganese, Catanzaro e Melfi 3, Siracusa 2, chiude la graduatoria il Catania con 0 punti. La classifica dei marcatori vede invece al comando Caturano del Lecce con 7 gol, al secondo posto con 4 abbiamo Torromino del Lecce, Pozzebon del Messina e Tiscione dell'Unicusano Fondi. A 3 troviamo Zanini dell'Agras, Gambino del Cosenza, Mazzeo del Foggia, Sarno, ancora lui del Foggia, Lisi della Juve Stabia, Armellino e Negro del Matera. Detto questo, possiamo adesso entrare nel vivo della nostra trasmissione, cominciamo a parlare un pochino di calcio, ma voglio ricordarvi prima che potete intervenire con le vostre domande, con i vostri con le vostre considerazioni, insomma con quello che volete, attraverso gli sms e WhatsApp al 366 41 50 500. Già ci è arrivato un primo messaggio da parte di Marcello che ci chiede quali sono gli sviluppi sulla penalizzazione, e proprio presto per parlarne bisognerà aspettare le decisioni degli organi giudicanti nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere. Siamo collegati ovviamente con uno dei nostri migliori amici, con Sergio Magazzu. Buon pomeriggio Sergio, anzi buonasera, visto che sono già le 19 passate. Ciao Reno, buonasera a tutti i radioascoltatori. E allora parliamo un pochino di calcio, ci apprestiamo a vivere questa partita che si giocherà domenica alle ore 14.30, lo ricordiamo, al Francoscoglio, ospite la Paganese, possiamo definirla proprio la Paganese degli ex, perché mezza squadra praticamente è composta da ex giocatori o allenatori o dirigenti del Messina, a partire da Ferrigno che è il direttore sportivo, l'allenatore Grassadonia che è stato tecnico del Messina, Luca Fusco che è il secondo di Grassadonia a Pagani e che è stato tra i giocatori più amati del Messina dei tempi d'oro, per andare poi a tutti i giocatori che hanno vestito la casacca biancoscudata e che oggi sono azzurro stellati, come si suol dire. Allora, vogliamo... E anche il preparatore atletico. E anche il preparatore atletico. Sergio Giovani, che ha lavorato a Messina insieme a Stefano Cuomi. Infatti, anche in un altro dei periodi splendidi del calcio messinese. Allora, diciamo che se vogliamo, la prima notizia che darei intanto, proiettandomi un attimino nel futuro, è quella relativa al sorteggio di Coppa Italia, che oggi ha visto in pratica il Messina vedersi assegnata come proprio primo avversario la Vibonese che verrà ad essere affrontata nella giornata del 19 ottobre, mercoledì 19 ottobre. La vincente di questa partita tra Messina e Vibonese affronterà poi il Catania. In questo caso la partita si giocherà o il 1 novembre o il 2 o giorno 9, in base a come sarà poi disegnato il calendario di questa dei sedicesimi, se non sbaglio, di finale di Coppa Italia di Lega Pro. Proiettiamoci invece verso la partita, parliamo di calcio, parliamo di campo. Nel Messina ci sono i soliti lungodegenti, no Sergio? Sì, diciamo che comunque intanto la premessa è che Messina Paganese è una partita importante, esattamente quanto lo era Catanzaro Messina, perché sono quelle partite che il Messina deve cercare di sfruttare al massimo contro avversari sicuramente alla sua portata. La prima cosa da dire è questa. La seconda, mi chiedi dei lungodegenti, sì, in effetti sia Palumbo che Rea stanno riprendendo, non è escluso che Palumbo possa andare in panchina, mentre invece per Rea bisognerà ancora verificare, ci vorrà probabilmente qualche altra settimana, anche perché chiaramente essendo reduce dalla lussazione della spalla è un problema diverso rispetto a quello di Palumbo, perché chiaramente essendo un difensore ed essendo un giocatore tra l'altro
piuttosto fisico, diciamo, deve riprendere dimestichezza anche con i contatti, perché altrimenti non può scendere in campo. Non è soltanto una questione di natura fisica quella di Rea, quindi sono due giocatori che speriamo possano ritornare al più presto a disposizione di Marra per poterli utilizzare, ma intanto tornano dopo la squalifica Musacci e De Vido, e sicuramente sono due ritorni importanti, perché consentiranno a Marra di poter fare delle valutazioni diverse. Per una volta non ci saranno, diciamo così, le scelte quasi obbligate delle ultime settimane, anche perché rientrano, appunto, come abbiamo già accennato, Musacci e De Vito, ma di questo parliamo tra due minuti dopo la pubblicità. Amore, pubblicità, amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Rieccoci nuovamente in studio. Allora Sergio, riprendiamo da dove avevamo lasciato. C'è questa possibilità, anzi questa certezza, che vedrà rientrare all'interno dell'undici titolare De Vito per quanto riguarda la linea difensiva e Musacci nel cuore del centrocampo. Sì, sono due giocatori che chiaramente dovrebbero far parte della formazione titolare, fino a quello sono considerati dei titolari. Bisognerà vedere che quali saranno le scelte di Marra, anche in relazione al fatto che comunque la Paganese sta giocando col 3-5-2, la settimana scorsa ha giocato 3-5-2, quindi bisognerà vedere se appunto il Messina continuerà con la difesa a 4 che a Catanzaro ha disputato una buona partita, pur essendo provando schierato, diciamo così, un pacchetto inedito con l'esordiente Bruno che si è ben districato, ma Carrone è stato protagonista anche di una partita molto attenta, così come lo stesso Mileto e Agrapovic sulle corsie laterali. Quindi bisognerà vedere che tipo di valutazione farà Marra, cioè dire se continuerà con la difesa a 4 oppure se opterà per una difesa, per un modulo, diciamo così, a specchio rispetto alla Paganese. Però il fatto di avere la possibilità di scelta
è importante perché c'era Musacci, a Catanzaro ha esordito Ricozzi che è un 97 ma che sicuramente ha disputato una buona partita per essere un esordiente assoluto, ha mostrato sicuramente buona personalità. Quindi forse per la prima volta Marra potrà scegliere quello che lui reputa l'undici migliore per questa partita, perché abbiamo notato in precedenza come il tecnico studi molto gli avversari e predisponga il proprio 11 proprio per cercare di mettere in difficoltà eventuali punti deboli delle formazioni che si vanno di settimana in settimana ad affrontare, anche quando sono formazioni sulla carta più forti, perché lo abbiamo visto sia a Castellammare dove fin tanto che si è rimasti in parità numerica la partita era in equilibrio, ma anche con il Foggia stesso che è una delle formazioni candidate per la vittoria finale di questo campionato. Tra le altre cose questa partita consentirebbe al Messina di poter bissare la vittoria di Catanzaro facendo la seconda vittoria consecutiva, cosa non sarebbe per niente male, e per la classifica, per il morale. Sarebbe importante, sono d'accordo con te, sia per la classifica ma soprattutto perché credo che darebbe ulteriore autostima a questi ragazzi che fino a questo momento si sono certamente impegnati al massimo delle loro possibilità e quindi riuscire a vincere due partite di fila significherebbe automaticamente avere una squadra che ha maggiore fiducia nei propri mezzi, ci sono tanti giovani, quindi questo potrebbe dare l'opportunità di proseguire il campionato con maggiore serenità, posto che non bisogna commettere lo stesso errore che è stato commesso dopo la vittoria con il Siracusa, quando magari c'è stato un po' di esaltazione, si è andati a Reggio Calabria dove la partita nel primo tempo poteva prendere una piega con le occasioni di Madonia di Pozzebone, qui invece è cambiata con la rete all'inizio del secondo tempo, per cui è chiaro che bisogna ricominciare con la stessa grinta, con la stessa determinazione e attenzione mostrate a Catanzaro, al di là del fatto che magari qualcuno può anche obiettare che il Catanzaro sia una squadra in rottura prolungata, però non è mai facile vincere sul terreno del Catanzaro, prova ne sia che il Messina non ci riusciva dal lontano 1999 quando Marra non faceva l'allenatore ma giocava in questa squadra. Assolutamente sì. Poco fa accennavi alla buona prestazione di Catanzaro di Ricozzi, pensi possa essere riconfermato in mezzo al campo magari accanto a Musacci e Foresta, se si gioca a tre insomma, poi bisogna vedere che tipo di schieramento vorrà utilizzare Marra dal punto di vista tattico. Ma credo che appunto anche considerando la fisicità, ecco, io penso che nel centrocampo del Messina un giocatore dal fisico di Ricozzi sia importante e poi sarà importante anche come sia lui che gli altri avranno svolto la settimana, perché come è capitato a Catanzaro, Ricozzi è stato schierato a sorpresa, nessuno se lo aspettava, perché ha dimostrato durante gli allenamenti di meritarsi una maglia da titolare, e questo è anche importante in un gruppo così giovane, con tanti giovani, perché questo significa che il tecnico premia l'impegno che c'è in allenamento. Questo non può far altro che aumentare la concorrenza e anche secondo me è una garanzia che chi scende in campo sa benissimo di giocarsi delle carte, visto e considerato che comunque, soprattutto se adesso ci sarà la possibilità di scegliere, non ci sarà più la coperta corta che c'è stata nelle partite precedenti, questo significa che ognuno dovrà stare sulla corda per non perdere l'occasione che eventualmente il tecnico gli darà. Un altro giocatore, quello che è stato però sugli scudi per tutta la settimana, è stato Manuel Mancini, che ha disputato un'ottima partita a Catanzaro, è stato il match winner di quell'incontro ed è diventato, diciamo, una sorta di chiave importantissima del gioco offensivo del Messina,
schierato dietro le due punte, libero di muoversi appunto dietro Pozzebon e Milinkovic. Sì, perché comunque è vero che in centrocampo è importante avere giocatori di fisico, ma è importante anche avere giocatori di qualità, e Manuel Mancini sicuramente è un giocatore, oltre che di esperienza, anche di grande qualità, per cui giocando con continuità non può che crescere, diciamo così, a livello di condizione, e può dare quell'imprevedibilità allo sviluppo della manovra offensiva, che magari nelle prime partite un po' è venuta meno perché un po' la squadra faceva fatica a costruire occasioni da rete, e chiaramente avere un giocatore di quelle qualità può essere importante quando tu hai due attaccanti pericolosi come Milinkovic e Pozzebon, sempre ammesso che si giochi con le due punte e non si ritorni magari al tridente. Noi facciamo sempre discorsi ipotetici, chiaramente non sappiamo allo stato attuale. E infatti volevo chiederti una cosa: noi lo conosciamo abbastanza bene, anche se ovviamente ha mostrato di essere anche imprevedibile in alcune cose, ma tu come pensi che la schiererà la squadra contro la Paganese? Pensi che giocherà a specchio oppure che proverà a fargli lo sgambetto in un'altra maniera? Ma io sinceramente non... la tua domanda non è facile rispondere a questa domanda, perché comunque nel calcio, quando una squadra va bene con un determinato sistema di gioco, non si cambia. No, è difficile che si possa cambiare da una settimana all'altra. È più facile che ciò avvenga quando il risultato non arriva. Tuttavia bisognerà vedere appunto come l'avrà impostata Marra. Quindi questo sarà importante anche domani nelle dichiarazioni della vigilia, anche perché mi pare che è stato abbastanza, finora la vigilia ha dato delle indicazioni abbastanza chiare. Forse l'unica sorpresa da quando è a Messina nelle vesti di allenatore è stata proprio quella di Catanzaro con Ricozzi, che è stato catapultato dalla tribuna al centro del campo. Al 366-41-5500 è arrivata una domanda, io te la giro nel caso tu avessi qualche notizia in merito. Pino, che ci chiede se ci sono novità sul sostituto di Pozzebon. Dal punto di vista del mercato, credo. Ovviamente. Ma credo, mi risulta che il Messina stia seguendo almeno un paio di giocatori, due o tre giocatori sicuramente. Chiaramente bisogna fare... non bisogna mai dimenticare che questo organico attualmente conta qualcosa come 33 giocatori, quindi è un organico piuttosto ampio. Quindi è una valutazione che va fatta con la società, posto che chiaramente Pozzebon fino a questo momento ha giocato tutte le partite, le ha giocate tutte quante, gettando in campo il massimo dell'impegno, bisogna sempre sperare, incrociare le dita che non ci sia un'influenza, un infortunio, una squalifica, tutte queste cose qua, perché le caratteristiche di Pozzebon non mi pare, non vorrei sbagliarmi, non conosco tutti quanti i giocatori in organico, non sia facilmente sostituibile, quindi penso che avere un altro giocatore per fare da spalla a Pozzebon, per far rifiatare Pozzebon, possa essere importante sicuramente come caratteristiche fisiche e di gioco. Bene, noi facciamo un'altra pausa pubblicitaria adesso, dopo ci occupiamo di brevissimamente delle questioni societarie. C'era un altro, vabbè, lo leggiamo dopo quest'altro messaggio che è arrivato al 366-41-5500. Scriveteci se volete, siamo qua per rispondervi. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto.
Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menu del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna, dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci per la terza parte di questa nostra trasmissione. Allora, la domanda che ci è arrivata da Federico deve essere andata a vedere un allenamento in questi giorni, perché ci dice: se il prato dello stadio è in queste condizioni, con la sabbia davanti alle porte, siamo solo all'inizio del campionato, più avanti coltiveremo le patate anziché giocare a calcio? Possibile che non si riesca ad avere il prato come sulla maggior parte degli stadi? Grazie. E che cosa dobbiamo rispondere noi? Possiamo prendere atto della situazione e sperare che chi debba fare la manutenzione la possa fare bene. Dobbiamo tenere conto però che il Messina si allena al San Filippo, no Sergio? Sì, però questa non è una cosa, sicuramente è un'osservazione che è da prendere in considerazione, non noi, perché non siamo noi che abbiamo in gestione il manto del bosco del San Filippo, ma perché voglio dire il terreno di gioco è importante durante gli allenamenti proprio per evitare di perdere dei giocatori. Quindi, certo, infortuni e cose varie, quello che succedeva l'anno scorso al Celeste praticamente. Quindi sicuramente è una cosa da tenere in considerazione. Un'altra domanda, questa volta è Giuseppe a scriverci. Buonasera Reno, abbiamo notizie di Ciccone, un altro giocatore valido a mio modesto parere. Ciccone è infortunato, ha subito un intervento, se non ricordo male, vero Sergio? Quindi credo che i tempi siano ancora lunghi. E per il suo ritorno in campo. E il tuo cagnolino, vero? È il mio cagnolino che voleva partecipare alla trasmissione. Benissimo, e siamo contenti lui che lo abbia fatto. Allora, invece andiamo adesso a una vicenda che si sta sviluppando in questi giorni, della quale si è tanto parlato per quanto riguarda le famose trattative per il passaggio della società, per qualche cosa. Stanotte è stata pubblicata un'intervista a firma di Salvatore Pernice su Pianeta Messina al presidente del Messina Stracuzzi, il quale nel virgolettato leggiamo: sono stanco, per il Messina ho fatto tanti sacrifici, non solo economici, ho trascurato famiglia, ci ho messo tanto entusiasmo e amore da tifoso e presidente del Messina. Adesso basta, non posso più sopportare i continui attacchi alla mia persona. Ho sempre chiesto agli imprenditori messinesi di supportarci in questa avventura. Non è stato possibile, ci è stato invece chiesto di cedere la mano. Ora ho deciso di farlo, chi voleva questo è stato accontentato. Un fulmine a ciel sereno, possiamo definirlo così, no Sergio? Ma sicuramente, perché capisco che non essere presidente del Messina non è una cosa facile, sicuramente. Però questo... è chiaro che la pressione è tanta, è anche una cosa prevedibile. Fare il presidente del Messina a Messina sicuramente non
è una cosa semplice. Tuttavia, poi c'è il seguito, quindi questo è il seguito di oggi pomeriggio. Quindi evidentemente, infatti volevo fare una breve cronistoria di questa situazione, veloce, con solo dei fatti. 13 giorni fa l'attuale proprietà consegnava a Proto un documento con la cifra per la quale sarebbe stata ceduta la società. Proto si dichiarava disponibile alla transazione, ma richiedeva la possibilità di verificare la situazione contabile ed economico-finanziaria del club. Nonostante ulteriori solleciti via PEC, è stato concordato un incontro tra i commercialisti delle due parti che si è svolto questo pomeriggio alle 14. Ma l'ACR ha prodotto soltanto, cito testualmente come la cosa come ci è stata raccontata, due paginette di aride cifre senza descrizioni e riferimenti alle transazioni e a quanto fatto per ridurre il debito. Lo staff di Proto ha richiesto un supplemento di documentazione atto a verificare la congruità della richiesta economica. Tale possibilità gli è stata negata e persino le due paginette, così come descritte, non sono state lasciate in visione. Un'ora dopo tale incontro è stato emesso un comunicato stampa, che adesso vi leggerò integralmente, secondo il quale la società non è più interessata a vendere il 100% delle quote. Non intendiamo commentare questa contorta vicenda per quanto ci riguarda, lasciamo a voi ascoltatori ogni libera interpretazione di fatti e notizie, così come ve le abbiamo raccontati, e ci auguriamo anche che da parte delle due parti in causa vengano esposti con chiarezza le cose che si sono svolte. Questo invece è il comunicato della società. Il consiglio di amministrazione della società CR Messina SRL, riunitosi collegialmente nell'odierno pomeriggio, ha deliberato che il sodalizio non alienerà le quote societarie nella loro totalità. Il CDA ha manifestato inoltre che non sarà preclusa la cessione parziale del pacchetto societario a favore di eventuali promissari acquirenti che intendono partecipare fattivamente al rilancio del calcio messinese. Quindi in pratica si sta ritornando a richiedere una partecipazione minoritaria o comunque non la maggioranza assoluta. Il tuo commento, se c'è? Ma io chiaramente prendo atto di questo comunicato, non come ho detto anche a inizio settimana in un'altra trasmissione, io non faccio il tifo per nessuno, faccio il tifo solo per il Messina, e quindi mi auguro soltanto che si possa andare avanti e se si chiude questo capitolo si faccia le parti, come hai detto tu, chiariscano magari tutti gli aspetti e si vada avanti e si pensi soltanto al calcio giocato, perché poi tutte queste voci non fanno altro, secondo me, che fare stancare la gente. Non a caso purtroppo a San Filippo si sta venendo poca gente, questo è un dato di fatto che deve fare riflettere. Chi ha vissuto il Messina da 30 e passa più anni, il caso tuo e anche il caso mio, si ricorda chiaramente il celeste stracolmo quasi sempre in ogni anno, quindi l'auspicio è che si possa ritornare ad avere un pubblico numeroso e partecipe, con il massimo rispetto ovviamente per chi è sempre stato a fianco di questa squadra, e noi siamo stati sempre a fianco di questa squadra per questioni anche di natura professionale oltre che di affetto. Ovviamente, ma è giusto che sia così. Ci arriva un messaggio da parte di Peppe che ci dice, e lo leggo anche se sinceramente lo capisco poco: siete stati tutti accontentati, finalmente avete raggiunto l'obiettivo, auguri a voi giornalisti e a Proto. Auguri Peppe, che significa? Non lo so, perché in pratica Proto ha perso, tutti pensano che noi giornalisti fossimo con Proto, invece forse nessuno ha capito che, come diceva poco fa Sergio Magazzù, siamo con la società, non con Proto, con la società in quanto istituzione, non in quanto persona fisica, Tizio, Caio o Sempronio. Ci può essere Peppe Nasella, parliamoci chiaro, al comando della società. Non è importante, perché Peppe Nasella, come tutti gli altri,
sono passati, passerà anche lui. Quello che resterà è la CR Messina, la società. Senza il fulcro, che è la CR Messina, senza quindi una società solida che continua ad avere qualcuno che la gestisca, tutto il resto è aria fritta, no Sergio? Sì, abbiamo detto prima, evidentemente... Non ci capiscono. No, evidentemente era impegnato a scrivere il messaggio e quindi non ci ha ascoltato. Ecco, probabilmente è così. Sergio, io non so come ringraziarti per la tua preziosissima collaborazione. Abbiamo cercato di entrare nei meandri della partita tra Messina e Paganese. Abbiamo dovuto anche incontrarci per quanto riguarda questa situazione societaria, che speriamo porti ad una soluzione definitiva. Come giustamente dicevi tu, che si parli adesso soltanto di formazioni, di calcio, di campo, di moduli di gioco, di scelte dell'allenatore, di vittorie. Perché, dire, alla fine è la cosa che interessa di più alla gente, ai tifosi, ma anche a noi stessi piace parlare di calcio, perché poi parlare di trattative peraltro coperte da un patto di riservatezza è una cosa assolutamente diciamo così impossibile da fare, perché non essendo noi parte in causa non possiamo fare altro che attenerci a quelli che sono i fatti, cioè dire i comunicati ufficiali. Quindi, e stando così le cose, ovviamente noi non possiamo che augurarci che Straguzzi faccia il meglio per questa società, perché è questo che poi alla fine conta, no? Assolutamente, il meglio per il Messina è quello che ogni tifoso del Messina, e ripeto, noi facciamo parte anche di questa categoria, perché seguendo questa squadra, io credo dalla stagione 74-75, tu ancora prima, se non lo fossimo non saremmo ancora qui a parlare del Messina. Perfetto, ti ringraziamo Sergio, una buona Grazie serata a te, buona serata. Alla prossima occasione. Ci fermiamo per un qualche spot, ringraziamo i nostri sponsor che ci danno sostegno. Amore, pubblicità, amore, pubblicità. Enoteca il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938, l'arte del sapore. Macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli, a Messina, in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci nuovamente all'ultimo quarto di trasmissione, siamo adesso proiettati a cercare di capire che cosa, quali saranno le scelte di Grassadonia, come la Paganese verrà a disputare la propria partita qui al
francoscoglio al San Filippo di Messina, e per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di un collega che abbiamo trovato lì a Pagani, si chiama Danilo Sorrentino, lo abbiamo già sentito martedì nella trasmissione con Pietro Di Paola, il collega di Sportube del Mattino, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Buonasera. Ciao Rino, buonasera. E allora, noi ovviamente conosciamo molto bene Grassadonia, conosciamo moltissimi dei protagonisti della Paganese di quest'anno, perché sono passati in tanti qui dalla città dello Stretto, ma vogliamo capire che cosa pensi, che quali saranno insomma un po' le idee di Grassadonia per affrontare questa partita, che è particolarmente delicata per la Paganese. Sì, sostanzialmente le idee saranno quelle delle ultime partite, quindi non dovrebbero esserci degli stravolgimenti. L'impressione è che si possa andare avanti con l'F5-2 che ha dato buoni frutti a Catanzaro, portando la prima e unica per ora vittoria in campionato della Paganese, che invece non ha fornito quanto si sperava nell'ultima gara interna col Monopoli. È una Paganese che si presenta senza Junco, che è ancora infortunato, che è l'unico indisponibile per la sfida di domenica. E allora, per quanto riguarda invece la formazione, problemi mi pare che non ci siano molti problemi dal punto di vista dell'infermeria. No, infatti, come ti dicevo, l'unico che è fuori è Junco, che è infortunato. Poi l'altro infortunato era Picone, che però si è allenato regolarmente in settimana con la squadra e quindi partirà col gruppo nella giornata di domani. La formazione dovrebbe essere più o meno la stessa rispetto a quella di domenica scorsa, quindi con questo 3-5-2 che sì, con gli elementi che è il marchio di fabbrica poi di Grassadonia. Sì, anche se però aveva cominciato quest'anno col 4-3-3, la squadra è stata costruita sulla base di questo 4-3-3 che poi aveva fatto anche a Messina nel suo secondo anno, e che invece ha cambiato dopo la partita con l'Andria per una questione prettamente fisica, perché comunque la squadra è ancora un po' indietro come condizione, visto che è partita molto in ritardo. Quindi ad inizio settembre, non è passato neppure un mese, quindi dal completamento della rosa, e chiaramente è in netto ritardo rispetto alle altre, quindi anche per questo aveva adottato uno schieramento un po' più coperto. Quindi potrebbe giocare ancora così a Messina, anche se con gli elementi che ha può cambiare anche a gare in corso e quindi ritornare alla difesa a 4 col 4-3-3. Diciamo che la Paganese ha goduto di una finestra di mercato aggiuntiva dopo le note vicende relative ai vari ricorsi che hanno poi portato la formazione azzurro stellata a partecipare con pieno titolo al campionato di Lega Pro. Anche se in realtà sono state poche le operazioni fatte in questa finestra aggiuntiva, nel senso che sono arrivati più che altro svincolati, perché la Paganese ha avuto il mercato aperto fino al 7 di settembre, ma c'è fatta per Tagliavacchi e Celinto e Mauri, che sono arrivati in prestito da Provercelli, Nezzane e Milan. Poi per il resto non ha fatto granché, anzi ha acquistato soltanto giocatori svincolati e che quindi non avevano una preparazione alle spalle. E poi recentemente questi 2,95, Picone e Tagliavacchi? Sì, che sono arrivati, come dicevo, a inizio mese, quindi per questo motivo, e che hanno giocato soltanto la prima partita con il Matera dall'inizio, poi non hanno trovato... Sì, in una situazione in cui Grassadonia aveva gli uomini contati, se non ricordo male. Esatto, sì, era una squadra con tantissimi beretti anche in formazione, non c'era l'ossatura che c'è adesso. Vogliamo provare a scoprire proprio reparto per reparto quelli che sono, diciamo, i punti cardine di questa formazione, secondo quelle che sono ovviamente le indicazioni che vengono dalle precedenti partite, più che altro, perché con Grassadonia bisogna sempre aspettare poi la domenica, no? Certo, infatti, lo sapete molto bene. No, i punti cardine, è una squadra che ha subito tanto in queste prime partite, 7 reti, alcune anche da palla inattiva.
con molte, moltissime disattenzioni dei singoli. Ci andiamo ad analizzare almeno 6 delle 7 crisi che ha subito la Paganese, sono per errori individuali, anche abbastanza grossolani, quindi questo sicuramente incide, anche se voglio dire il reparto arretrato è formato, oltre che da Silvestri, che è una vecchia conoscenza del Messina, sì, da due giocatori molto esperti che sono Alcibiade e Di Conso, oltre al portiere Marrocco. A centrocampo il perno è Pestrini, che è un altro che è passato da Messina, un altro ex, ha calcato quello stadio anche in categorie superiori, affiancato in questo momento da Majorano e da Deli, anche se Majorano, essendo arrivato alla fine, è ancora un po' indietro di preparazione. Sì, l'attacco invece è il reparto che adesso è più particolare, perché la squadra ha segnato poco. Junco sembrava poter dare quel qualcosa in più, l'ha fatto nel primo tempo col Catanzaro, poi si è fatto male in quella partita e si è spento un po' la luce, perché è un giocatore che qualitativamente ti dà qualcosa in più. Deve ritornare, insomma, Reginaldo in forma, lo stesso Cedrinto, altri giovani come Caruso, Cicerelli, che comunque è partito bene. Quindi è una squadra ancora work in progress, che chiaramente potrebbe esprimere le proprie qualità, io credo dal mese di ottobre in poi, cioè dalla metà di questo mese in poi. Sì, perché in pratica Reginaldo è un paio d'anni che non gioca, tra le altre cose, quindi adesso riprendere anche la confidenza con il campo, con il calcio italiano, che è soprattutto quello di Lega Pro, che è particolarmente fisico. Lui mi pare che adesso come fisico sia abbastanza ben messo, cicciottello, insomma. Deve perdere qualche chilo. Sì, deve perdere ancora qualche chilo, però rispetto a quando è arrivato, certo. Comunque si è messo molto a disposizione del tecnico. Grassalone fece un esempio prima della partita con l'Andri, con il Monopoli lunedì, quindi dopo la gara col Catanzaro in cui ha segnato il suo primo gol, era il giorno di riposo della squadra, lui era allo stato da allenarsi, quindi questo fa capire anche la disponibilità di un giocatore che non è neanche giovanissimo. No, non è giovanissimo, però non è neppure così avanti nei piani. Quindi c'è ancora voglia, insomma, ecco, questo sì, è importante. Sì, ancora voglia, ancora determinazione. Chiaramente il fisico non può supportarlo per tutti i 90 minuti, ma è un giocatore che punta ad arrivare a questo. La situazione dal punto di vista ambientale a Pagani, com'è? Cioè il pubblico nei confronti di questa squadra, come si sta manifestando? Diciamo che le due sconfitte interne con Casettano e Monopoli non hanno agevolato tanto, anche se comunque dopo le vicende estive si era ricreato una sorta di entusiasmo, perché comunque la piazza ha sentito forte la perdita. Per una settimana la Paganese è stata fuori da tutti i campionati, quindi sì, diciamo che questa struttura ha fatto rinascere questo sentimento che magari qualcuno aveva perso. Però c'è un entusiasmo diverso, un entusiasmo rinnovato, presenza allo stadio sicuramente maggiori rispetto all'anno scorso. Chiaramente c'è bisogno di fare punti, però io ho notato grande maturità anche da parte dei tifosi, perché molti hanno e sanno che questa squadra, voglio dire, deve ancora dimostrare tutto, perché come dicevamo e abbiamo ripetuto, è partita con l'Handicap, diciamolo chiaramente. Sì, se vogliamo fare un parallelo è come se fosse a metà agosto, sì, quando è cominciato a metà luglio. È la stessa cosa che è successa a Messina nella scorsa stagione, esatto, preciso uguale, insomma, uguale. Quindi sì, non sappiamo perfettamente di cosa ci stai parlando. Ma pensi che ci saranno tifosi paganesi che verranno a vedere la partita qui a Messina? Personalmente non lo so, mi cogli impreparato su questo, non, anche se comunque i gruppi organizzati non hanno sottoscritto la lettera del tifoso, quindi come tanti a Messina? Esatto, quindi non essendoci l'iniziativa
porta, no, da qualche parte sì, però non essendoci questa iniziativa porta un amico, e difficilmente ci saranno tipo, non so, forse qualcuno verrà, ma personalmente non lo so. Benissimo, io colgo l'occasione per ringraziarti ancora una volta per la partecipazione. Ringraziamo Danilo Sorrentino, collega di Sportube del Mattino, che ci ha praticamente raccontato la Paganese in ogni suo dettaglio. Speriamo che sia una bella partita. Speriamo, grazie a voi, grazie, buona serata. Grazie Danilo, buonasera. Allora, andiamo adesso a scoprire chi dirigerà invece l'incontro di questa domenica. Si chiama Daniel Amabile, l'arbitro che appunto dirigerà l'incontro. I precedenti del Messina ci dicono che nelle due partite da lui già dirette con i peloritani sono tre i punti che sono stati raccolti dal Messina. Il fischietto vicentino dunque ha arbitrato in Serie D nel novembre 2012 i giallorossi, che vinsero sul San Biase al San Filippo grazie a una rete di Leon, mentre nel finale dello scorso campionato, il 10 aprile, non bastò la rete di Scardina al Menti contro la Juve Stabia, che portò i tre punti a casa grazie alla doppietta di Favasuli. Amabile sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Tribelli e Nicola Baduer, entrambi di Castelfranco Veneto. Per quanto riguarda invece questa stagione, il signor Amabile ha diretto Catanzaro Fidelissandria, gara valida per la terza giornata del campionato. Hanno prevalso i padroni di casa con un sonante 3-0 ed il signor Amabile ha collezionato in 6 in pagella, combinando 8 ammonizioni equamente distribuite tra le due squadre. Detto questo, abbiamo praticamente detto tutto, e allora che cosa possiamo fare se non rimandarvi? Diamo un'occhiata se c'è qualche altro messaggio, probabilmente no, vediamo un attimino. No, credo non ci siano altri messaggi. Questa sera forse le notizie che vengono dalla società hanno un po' zittito i nostri ascoltatori, che di solito invece sono molto molto presenti. Bene, che cosa dire? L'appuntamento è per domenica. Domenica si comincia alle 14, perché la gara tra Messina e Paganese è fissata alle 14.30, l'ampio prepartita con Pietro Di Paola. Questa volta non ci sarò per quanto riguarda questa radiocronaca, sentiremo Pietro Di Paola appunto dal Francoscoglio San Filippo, e poi al termine della gara le interviste. Potrete intervenire come al solito al 366 41 50 500 attraverso gli sms e l'applicazione WhatsApp. Grazie per essere stati con noi anche questa sera, alla prossima. Anteprima Sport. Anteprima Sport, la presentazione della domenica di campionato, conduce Pietro Di Paola.